tutta una mafia. Gioca, brava. Romano per Biancalana, prova la soluzione di prima, deviata! Stefano Biancalana porta in vantaggio il buono, con deviazione. Biancalana ha messo un pallone lungo, alla fine Bernardini sbroglia, poi Campos. Lunga dalla parte di Ferrone, pensa di rientrare. Lo concludo, non resiste contro due, alla fine guadagna un corner. Anzi no, da fondo. Alla dentro di me, non è troppo lunga. La buona possibilità alla fine Spignano in qualche modo per Merola, che viene contratto da Tommaso Scacci. Il ritmo si sta alzando, Biancalana la botta, ancora Camposarcone, stavolta la mette fuori. Va a recuperarla Tommaso Scacci, vuole dire la sua la S Spinaceto in questo avvio di gara. Scuolata, è il suo primo big match. Vuole cambiare faccia rispetto alla scorsa stagione nella quale non raggiunse la qualificazione agli off. Stefano intanto su Bernardini. Scacci appoggia fuori dalla parte di Ferrone, grande dribbling, il pallone è rimasto lì. Alla fine esce Giacomo Di Santo, prova il lancio lungo. Trova molto bene Francesco Romano, che non trova altrettanto bene Merlo. Stato segnato. Provato Romano, pallone viene ribattuto. Ancora Romano, bella palla per Spiniello che allarga dalla parte di Biancalana. Vediamo Biancalana, detto per tutto fuori. Scaccia Zappi, appena entrato in campo il suo esordio in questa 70 League. Francesco Ferrone, poggio ancora per Agostino Zappi. Zappi dentro, scaccia per la fine. Francesco Romano ancora tenta il tunnel, non gli riesce, scaccia dalle rigore, Zappi Di Santo! E poi spazza Spiniello, ha rischiato il buon. Ferrone palleggia con la propria schiena, poi Di Diavolo non riesce a fermarlo, il gol! Segnato Ferrone con due autosombreri, qualcosa di stranissimo. Chiedo scusa, abbiamo chiamato Di Diavolo il portiere di Saio. Allora si nasco io. Ecco, fantastica, questa specifica è importantissima. Spiniello lascia Merola. Qualcuno sostiene che si tratti dell'anticipazione di quella che sarà la tredicesima finale della 70 League. Quest'oggi fra Buon e AS Spinaceto. Buon ne ha già giocate due. Occhio perché la palla poi viene ribattuta. Lume lungo per Zappi, Zappi prova a incrociare Ferrone, la palla gli resta fra i piedi, poi la riesce a domesticare Zappi. Servito Ferrone, palla dentro, non arriva a scaccio. Romano isolatissimo. Destro fuori. Biancalana, diagonale, Bartolcetti, molto bene. Diagonale, pallone alto. Scaccia destro, Di Santo. Blocca ancora Di Santo. Destro, alto. Attenzione. Non lo fa ripartire. Torniamo. In 10 minuti. Andrea, ancora. Chiro Biancalana. Biancalana, Chiro. Riprendo il corso, però quelli hanno messo pure i soldi. Mettile pure te. Non parlo a caso. Avanza un po'. Chiamato. Avanza un po'. Hai coperto un banco. Bravo. Di... sentivo Dario che dice anche Cesaro. Guardato. Cioè tipo che i Beatles. No. Al Quirinetta. Non la perde, eh? Ma dove? Al Quirinetta, sta al centro. Vamo sede? Bello il posto. Beh dai, se mai la prossima volta organizziamo... Volentieri. Tommy, alla prossima. Senza fallo, bravo, 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 brav
Tu Tommy, bravo, così senza va fallo. Torniamo. Oh, c'è dietro, Allora, vado d'accordo. Oh, uno sul centrale però. Sul centrale, Steve. Devo andare dai soldi a David che mi ha detto. Ma quanto è iniziato? Quasi finito il primo tempo. Rigioca. Vai. Non perdiamo palle accanto, Stefa? Che lavoro? Ah,
Bella. Tienila, tienila, tienila! Vai, ma chiamala, ti metti in posizione, dammi del partito! Tienila! Tienila, Matteo! Stallo! Carlo Spino! David, ma scusa, ma te giochi in porta con... Ah, quindi non giochi col Partizan? Non sono mai stato un giocatore. Ah no? No, no, io sono un loro allenatore, in caso di estrema necessità magari si fa le giocate. Seguimolo, questo là. Tira, tira, tira. Bravo Barco, bravo Barco. Tommy, scali del lato. Porta, porta, stai, ci sto. Entra sempre, Ale. Che fai, che sale, Ale? Posso fare, no? Andrea, non scappare, vai, 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 vai. Vai, raga, oh. Stefano, Stefano, Stefano. Troppo non stavo stato, Oh! Ma come, oh! Giriamo più, andiamo, giriamo. Quando fallo? Bravo, bravo Ago! Bravo Barco! Quanto prendi le cose, Partito mio, con Andrea, con Andrea! Si vedeva perché voi ci avevate maggiore intesa, infatti noi 10 minuti avevamo scazzato perché hai visto la partita si è incattivita. Sì, te credo. L'avevamo fatta anche attivi tra di noi praticamente. Bravo Barco! Bravo! Bravo! Perché? Ah, è l'allenatore, da oggi è via vostro opportunità. No, con scritta la cosa. Occhio qua! No, non si. Che cavolo! Di sala! Troppo blasfemo! Ci perdiamo, eh! No, torna! Adesso fai fallo! Adesso! Due o uno, quindi meno due. Così lui mi mette in atto un cazzo dico, cazzo dico. Dai, 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 alla prossima dai, dai, signore. Bravo Bo. Giustamente sei da male, per tanto con la bravo, giusto. Dietro un secondo. No, è per forza, adesso no, però quella cosa, quella cosa che hai detto adesso lo sto riprendendo. Sta a posto, non mi sto. Cambiare la batteria. Cambiare la batteria, dice. No. Quanto sta? Ma no, la porta libera! Ho cambiato un cavolo. 3 a 1 per Spinaceto. Se non ho fatto errori clamorosi, vabbè, è risultato, mo chiediamo. Bravo, to. Bravo! Dai, dai, grande, 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 grande. Largo lì, raga! Occhio, raga, occhio là! No! Bravo! Bravo, campo! Bravo, campo, va bene, campo, va bene! Siamo messi male, eh! Mezza fa... no! Mezza fallo! No, c'è! Tommy, Tommy qua! Secondi, arbitro, portiere, eh! 1-1 qua, 1-1! Vecchio, uomo, eh! Qua, qua, occhio, eh! No, no, no! Bravo Barto! Anzi, bravo Barto!
Buona Bartu, va bene Bartu. Vai su, vai parti dopo. Vai solo dopo. È uscita ma è tua. È uscita ma è tua. No, Tommy. Perché stiamo urlando per ogni cosa però, eh. Senta ballo, ballo. Senta ballo qua. Io mio. Vai, piano, 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 piano. Io non la vedo. Bravo! Non ricomincia? Perché? Oh, non lo perdere! Non lo perdere! Vai! Oh! No, 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 no! Dentro, si vuole accorciare, non vi si riesce di un pelo! Del disco che però ci aveva detto che lui poteva giocare più tardi possibile perché doveva lavorare fino a una certa ora. Vamo se vedete. È arrivato quando poteva. Guarda Tommy, guarda Tommy. Sali. No. Dietro il pallone di Campos, poi Mero la prova a sbrogliare, vediamo un po', Ferrone va in pressing, pallone allontanato, Stefano Biancalana. Tuveri di fronte a lui, Campos di fronte a lui, riesce a tenerlo a bada, nel frattempo sono tornati tutti e quattro gli uomini dello Spinaceto.